Ciao a tutti ragazzi, qui voi appunto a questo nuovo live, quello che sarà il salto di Battlefield 4, per quello che sarà l'ultimo live sicuramente di Battlefield 4, anche se non lo vedrete il 15, cioè quando finirà, ma lo vedrete, boh, non lo so, forse a novembre. Sì, perché ragazzi, io proprio mi stiamo facendo un po' di abbastanza a caso, direi. Quindi, vabbè, fai comunque quello che volete. Spero di riuscire a fare una buona partita, visto che ultimamente, almeno quest'ultimo giorno, che io sto arrivando il 14, il 21 giorno, mi sta dando dei problemi, fra cui per esempio partite che non si caricano, lag. Mi è capitato una volta che saltasse la connessione col server dell'IE. Insomma, spero che non mi dia tanti problemi. Comunque, questo è l'ultimo live. Una bella partita, il che non credo che succederà, ma ragazzi, accontentiamoci. Guardate, no, no, ah no, sono 12. Allora, perché sono tazzi? Boh, solitamente sono più veloci a conquistare bandiere. Ok, ora l'unica cosa che non mi piace è che sti qua solitamente ti vanno addosso con, sono già morto, 200 erede. Quindi questi qua solitamente ti vanno addosso con i carri. Voi vi trovate i carri lì, e visto che comunque a me personalmente non mi va di morire per colpire un carro, ma per quello lì, quindi sarebbe lo stesso, ma fa niente, per qualche segno, troppo bello quando vola. Mentre ragazzi, il paracadute è una delle cose più belle che ha messo, anche se lì stiamo già. No, per quanto il paracadute, adesso c'è una cosa abbastanza divertente da raccontare, e cioè che, vabbè, io ho preso prima di Battlefield 3 tutti i vari Battlefield che voi potete conoscere, mamma mia, non riesco più ad ammazzare uno. Lo sto dicendo, prima di prendere tutti i Battlefield che avete visto, ho preso Mech Company 2. E io in Mech Company 2, infine praticamente dopo, gente, io ho imparato come mettere il paracadute, qualcosa tipo, perché lo ammazzo, cioè lo sto dicendo, ho imparato a mettere il paracadute qualcosa tipo, praticamente dopo 6 mesi. Eh sì, perché va bene che lì c'è, si utilizzava molti meno mezzi aerei. Cioè ragazzi, però guardate, cioè ma stanno venendo tutti qua, dannà. Il problema è che se mi alzo sono morto, no, forse no. Comunque, ho preso la stella di servizio con la K5C, che è un'arma che mi sta piacendo, per me serve, anche mi sta, vedete, inizia già a fare i suoi problemi, dannazione. Comunque, stavo dicendo, a K5C è stato buono. Comunque, è un'arma che veramente mi sta piacendo molto, il che sarà, io sarei convinto che un'arma che mi sarebbe piaciuta sarebbe stata la CR. E poi stanno avendo una K5C che non si è capito in quello che io definisco la CR russo, che per essere una CR però comunista. Io però non ho ancora capito dov'è che recupero di Barrett, non l'ho ancora capito. Secondo me sono o le postazioni fisse o le comunque, vabbè, però comunque l'ho visto, ma se voi vedete nel fucile da cecchino, anche i fucili da cecchino semiautomatici, non c'è il Barrett. Quindi non ne ho la minima idea dove te la vanno a prendere. Che proprio non ne ho la minima idea, boh. Perché comunque neanche io. Secondo me poi sono dei camper, non per dire. Poi sono tutti quei tizi, sono i cecchini che vanno in giro per i tetti, in stile Batman. E la faccia anche qua, giustamente. Sembra quella capitana America, vabbè. Non c'entra niente, che c'è il comunque, i tedeschi sono sempre quei cattivi, o russi, o anche giapponesi, ma come vedete qua i cinesi, io sono cinese. Dannazione, mi dispiace perché se fossi stato un americano avrei potuto dare Charlie, che per chi non avesse mai capito, magari per tutti i vari video, e non avesse mai visto, avesse mai giocato a Black Ops, ho visto un film sulla guerra del Vietnam, che io ho visto perché la guerra del Vietnam è stata la prima guerra persa dagli Stati Uniti, troppo bello da vedere, pensare che i
lo stato più, uno degli stati più potenti al mondo sono stati sconfitti da quattro scemi con l'infallibile, da loro con l'infallibile. Chiaro. Allora, vabbè, sono d'accordo, erano stati dei comunisti, dai russi, ma comunque sono stati sconfitti, cioè, da un paese nettamente inferiore con la, cioè, che trovano l'addestramento, non proprio armamento, perché avevano una K-47 e forse si avevano dato anche gli Heimler. Dico armamento erano superiori loro, perché sapete che il primo M16 che hanno fatto, che è l'M16A1, massa, poi stavo dicendo, il primo M16 che hanno fatto, si sì, muore sempre per 7 di vita, vabbè, il fatto che l'M16A1 faceva schifo. Si prendeva 3-4 da 20 colpi, si inceppava sempre. Infatti fa morire perché. Forse è stata l'arma peggiore fatta agli statunitensi. Come se si pensa che adesso hanno fatto anni tipo la CIA, che non potrebbe essere abbastanza bello. In realtà. Sto dicendo, però non parlo dello SCAR, perché lo SCAR dell'FN, che è belga, mi sembra. Sì, belga. Comunque hanno fatto, non ha fatto un modo bello perché una delle loro, vedete, quello stavo dicendo prima, vedete, comunque hanno pensato col commander, questa cosa con la caratteristica del commander. Adesso io cerco di fare kamikaze style, anche se stai fermo non è che mi arrabbio, e non ti girare. Ma col cavolo, si sta qua veramente sfiga, ce l'avevo. No. Dove? Ragazzi, non ce la faccio più, ce la farò più di 120. A quanto pare qua, sì, qua siamo ritornati alle assurdità di, cos'è che è? Bad Company 2, sto facendo schifo, ma che secondo, no, i geni che hanno fatto per il compagno sembra nice, comunque le pistole sono più potenti dei fucili d'assalto. E che è la cosa, non ci pensiate, geniale. Cioè la pistola non può essere più potente di un fucile d'assalto. Fucile d'assalto, scusate. La pistola muove millimetri, il fucile d'assalto 5,56. Adesso finiamo a parlare come al solito di calibri, non calibri e cavolate varie, io direi di far saltare tutto in aria. Non ce la faccio più, guardatevi. Usiamo qua, io direi di passare, non so, vedere il P2000 con cui ho fatto 10 uccisioni. Mi capite, non siamo molto fedele, ho fatto di più di 10. Vabbè, fa niente, però il P2000 non è che sia la mia arma preferita. Headshot. Grazie alla mia solita fortuna sono finito in un buco. Perché guardate. Infatti, sono finito in un dannatissimo buco. Posso vedere l'ingegnere, mettiti le carabine, dai, voglio fare una bella partita, su, muoviti. E che ci stanno bloccando lì? Quindi io suggerisco, siamo 8 minuti, quanto sai che siamo? 6 a 8, ma non è tanto, sto facendo schifo. Comunque direi che, allora visto che hanno detto lì, io direi di prendere lì da dito e farli pentire di essere andati. Ok, dopo questi pensieri, naturalmente io ho sempre puntato al bene dell'umanità, dopo mi sono cattivi. Secondo gli americani, non è che forse vada agli americani, sono i cattivi, poi visto che io, ma guardate, io sono cinese, quindi gli americani sono cattivi, infatti, perché non riesco ad ammazzare neanche uno, ma se io su qua non faccio vedere tutte le mani di Battlefield e chi se ne frega, io voglio sapere perché non ce la faccio ad ammazzarne uno, ma uno, non 40.000, uno, che sono sempre 7. No, mamma mia che schifo.
veramente che schifo. Anche se l'orchestra la mangia. Anche perché io sono sempre convinto che non dovrei mettermi in mezzo alla strada, sapete ragazzi? Dovrei fare tutto fuorché mettermi in mezzo alla strada. Però mettersi in mezzo alla strada ha i suoi vantaggi. Sono concetti di vita, sono praticamente morto. Sono praticamente morto. Guarda dall'altra parte che è meglio. E ora, dopo aver camperato un po', dai, ricaricati la vita. Andiamo a tua sta strada, benedetta bandiera. Non posso catturare la bandiera con tutti quelli di sopra. Ok, questa partita sta prendendo una piega che non mi piace. Però almeno sta funzionando bene il mio Federer CR 78. Lo so che è un 78, è un 556, ma per me rimane sempre il CR 78. Quell'arma mitica è stata l'arma che mi ha fatto. Vabbè, si va calmo lì, quel posto lì, che sono tutti camperati lì praticamente. Il problema è che non sono mai, infatti non posso entrare lì, visto che era conquistato, però aspetta, mi serve, sì, no, la K5C perché da lontano la CR fa veramente schifo, dai che lo, no, vabbè, ecco. Scusate, sì, vabbè. Ma qua non c'è qualcuno. Se ne cavolo di idea. Mamma mia. Guarda quello fatto. Quello di sta ci sta. Qui ci sta andando con la calvo 50. Contiamo, conto su di te per coprirmi. Come non metto? Non conto più su di te. Guardate adesso cosa succede. Spettacolare. Almeno ho indicato il mio compagno di squadra. Ora, caso. Ma visto che a lei tank non so se possa dire. No, si può dire. E tu corri, lo so che hai un RPG, ma devi correre. Dannas, sta partita qui, poi in questa partita qua noi cinesi comunisti schifosi non ci siamo messi bene. Praticamente mi stai insultando da solo, praticamente non fa niente. Sono dettagli. Ma perché volano gli RPG da queste parti in una maniera assurda? Sembra di essere su COD. Con grandissima RPG. Ok. E vedo che mi scordo sempre, sapete che cosa avevo detto. Ah no, sta qua. Questa qua. È un po' stato mitico, Che stava che stava camminando. Appena mi ho sparato una raffica si è messo a correre come Bolt. Ora vuoi morire? Non so, io sono sempre convinto che questi qua per morire, cioè per devi morire, mica devo farti la richiesta su carta bollata. Ecco perché non muoio mai. Devo fare la richiesta su carta bollata. Ah sì, questa qua no. Una delle battute più schifose che abbia mai fatto. Lo sto recuperando. Non per dire. Chi è? Chi è? Qui c'è qualcuno che sta sparando, ma non riesco a capire dov'è. È sopra. Sì, ma questa storia qua del su, sopra, sotto, destra, sinistra,
sta facendo venire veramente, sto impazzendo. Guarda, tu devi morire, capito? Domanda, quello che mi sta sparando, amico, nemico, neutrale, pacifista, amico. Non so quale contesto sarà anche pacifistico. Pacifista in guerra, mai visto. Ma in Vietnam. Ok, ragazzi, questo qua sarà incentrato sul Vietnam, che se il titolo sarà Ultimo Battlefield 4, almeno credo, è mai spato, questo l'ultimo che avete visto, comunque abbiamo vinto. Cioè, tutti voi avete visto il mio primo live Battlefield 4, quello che era venuto abbastanza schifoso. Ma continua a essere potente. Continua a essere potente. No, neanche tanto, da lontano fa schifo. Quindi ragazzi direi sì, vai. Te di fermata partita, che a quanto punto ho fatto quel carabine? Ah, non ho messo il servizio comunque cambiato. Ho 20-10. Ho veramente cambiato la partita. Guardate, ma perché questo qua non me ne lavo? Ah no, non chiedetemi cosa sta succedendo, non chiedetemi neanch'io. Ma scusate, ma matematicamente non mi dovrebbe dare anche i provo un residuo da K5C? Mi sono anche chiesto il tempo. Domanda kill 2F. Sì. Volevo un attimo dire una cosa. Volevo vedere se è contro di me. Sì, però se è contro di me o con me, perché la cosa brutta secondo me di Battlefield, o verso le situazioni, è che i compagni di squadra mi sa che non cambiano. Cioè, i compagni di squadra è sempre quel, cioè, passione più. Sì, però le cose tutta la delle squadre, tutto quello che stavo dicendo, non c'entra niente, non si sa. È un unico adulto perché, nel senso che se siete una squadra forte siete a posto, siete una squadra debole, sono forti. Ho cambiato partita, o giocate meglio voi e comunque sapete di perdere. Fondo sì, allora, già un punto prima di continuare a parlare, che è sempre stata la mia classe preferita, perché va bene sia contro gli umani, sia contro la fanteria che contro i veicoli. Secondo me è infatti una cosa abbastanza bella. Almeno secondo me, perché comunque perché non ti carichi? E di questi problemi che vi stavo parlando. Ma che cavolo sta succedendo? No, ragazzi, vabbè, a questo punto quindi direi di chiudere, sono comunque finita la pena, ne metterò sotto qualcosa. Comunque, ragazzi, ultimo live su Battlefield 4, ci siamo finita qui, bella a tutti da Wolf e alla prossima.